Buongiorno cuori, ciao a tutti, ciao ciao! Eccomi qui a girare un video creazioni. Vediamo se riesco a mettere bene la telecamera. Bene, eccomi qua. Accomodiamoci. Perfetto. Allora, voglio farvi vedere le ultime creazioni che ho fatto. Parte col materiale che ho comprato in fiera ad Abilmente venerdì della scorsa settimana. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere questa collana. Avevo comprato in fiera questa catena che trovo stupenda e anche questa, guardate, è bellissima. E allora ho pensato di fare questa collana molto lunga. Queste perle sono in resina e anche questi li avevo comprati in fiera. Bene, ho fatto questa collana che è lunghissima, praticamente sono due giri. La parte finale è con questa goccia che ho sempre comprato in resina e in fiera da Livio Bijou, e questa è un po' la chiusura. Praticamente questa è una collana molto lunga che si può ottenere a lunga o fare due giri. Eccoli qua, vediamo se riesco. Due giri e poi appunto si chiude qui infilandolo. Eccolo qua. Adesso un po' qui si vede poco, ma è magnifica, leggera e di grande effetto. Eccola lì. Bene, insieme a questa collana ho creato anche un bracciale e un paio di orecchini, proprio per abbinarli per chi vuole, ma anche perché li trovo di grande effetto e stupendi. Quindi questa spostiamola là. Ecco, questa è il bracciale, eccolo qua, veramente bello. E gli orecchini, bene. Poi sempre con queste perlozze che mi piacciono molto e che, essendo leggere, sono di grande effetto, ho fatto altri due bracciali sempre con catene in alluminio. Guardate, questa è la parte centrale, 3 catene, e poi eccolo qui, questo è il bracciale. Questo è uno, catena in alluminio, e anche queste qua sono tutti anellini in alluminio. E poi questo è oro chiaro, poi invece oro un po' più scuro, e questo è un altro bracciale. Qui ho usato delle coppette diverse ma altrettanto carine, e questi sono sempre anellini in alluminio. Eccolo qua. Devo dire che mi piace molto. Poi voglio farvi vedere altre due cose. Allora, questa pietra dura che ho lavorato con la tecnica wire wrapping, di questi fili bagnati nell'argento silver plated. Questo è il davanti e questo è il dietro. È un'agata striata e la trovo magnifica, e poi sono molto contenta del risultato. Un'altra lavorazione wire wrapping che ho fatto recentemente, eccola qua. Questa
È stupenda. Ve la farò vedere nel prossimo video acquisti. E l'ho appunto lavorata, guardate. Ovviamente questa è una madreperla bella grande. È tutta con questa lavorazione wire wrapping, guardate dietro. Magnifica. Magnifica, io la trovo veramente veramente bella. Ditemi che ne pensate anche voi. Guardate i riflessi, guardate i colori. Guardate. E guardate la lavorazione. Bene, un'altra cosa che ho fatto, però adesso no, allora, vi ricordate che avevo comperato queste catene sempre da Livio Bijou? Allora ho fatto questi braccialettini. 1, 2, 3, 4. Eccoli qua. E ho fatto anche i girocolli. Più che le collane, i girocolli, ho fatto il girocollo per ognuno, ho fatto il suo girocollo, eccolo qua. Io li trovo magnifici, mi piacciono tanto e li ho montati così, semplicemente. In modo che risulta un filo molto fine per chi ama qualcosa di poco vistoso. Io di solito amo creare in modo vistoso, però ho pensato questa volta di fare qualcosa per chi ama la semplicità. Bene, adesso voglio cambiare lo sfondo. E ci ritroviamo tra un secondo perché metto lo sfondo bianco per farvi vedere le ultime due cose. Ecco qui, ho cambiato lo sfondo, ho messo quello bianco e ho anche alzato un po' la videocamera per vedere se riesco a mostrarvi tutto. Perché voglio farvi vedere questa collana. Ricordate che nel video acquisti vi avevo fatto vedere queste testine stupende e vi avevo detto che vi avrei mostrato come le montavo. Ebbene, eccolo qui. Questa è la collana con le perlozze in resina. Cade un po' più del girocollo e con la testina. Adesso io credo che qui non renda, ma indossata, vi devo dire che è qualcosa di spettacolare, di unico, di speciale, speciale e unico. Veramente, io ne sono entusiasta, però aspetto che mi diciate cosa ne pensate voi. Bene, poi per finire ho creato ancora un drago. Questa volta questo è sempre con i pigmenti, però l'ho fatto rosso perché questo è il drago di terra. Quello che avevo fatto l'ultima volta era con col nero e era il drago dell'aria. Questo è il drago del fuoco e della terra. Bene, con questo ragazzi vi saluto, vi ringrazio di seguirmi. Grazie, grazie, grazie. E lasciatemi il vostro pensiero e giù nel box informazioni trovate tutti, trovate Facebook, trovate Instagram e trovate anche come contattarmi. Se qualcuno volesse qualche mia creazione, basta che mi contatti. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao.